Nicolas Sarkozy torna alla presidenza dell'UMP e, come 10 anni fa, potrebbe sfruttarla come trampolino per l'Eliseo. Sconfitto da François Hollande alle presidenziali del 2012, il suo predecessore di centrodestra ricomincia la scalata alla poltrona più prestigiosa di Francia, vincendo a mani basse la corsa per la guida del suo partito. Nel voto telematico di sabato, Sarkozy ha ottenuto il 64,5% dei consensi degli aderenti all'UMP, scongiurando così l'eventualità di un secondo turno. Vincitore annunciato, Sarkozy ha scavato un baratro tra sé e gli altri due candidati, l'ex ministro Bruno Le Maire, che non è arrivato al 30%, e il deputato e portabandiera delle manifestazioni contro il cosiddetto matrimonio per tutti, Hervé Mariton, che ha di poco superato il 6%.